Marina, intanto sì, non ci vediamo da tanto. Si vedo da un po'. Non ci vediamo non da ti tanto. Ti vedo da un po', ma perché io sono abbastanza malata e sto molto in casa. Sto molto a letto, sto molto in casa, quindi no, giro poco, non so, tu giri abbastanza poco anche tu? Io poco e niente. Sì, esatto. Però ti ho visto al premio, al Davide di Donatello ed è sì, stato è stata una bellissima cosa per me, così abbastanza, sono abbastanza sorpresa, perché sai cos'è? Che essere improvvisamente riconosciuti e fare delle cose, per esempio io questo libro l'ho scritto praticamente con la mia amica Sara e... Poi non posso mai stare molto sola perché così ho vicino a me sempre Benedetta, che sì, ho adottato, e che mi tiene sempre un po' compagnia, mi tiene, e due cagnolini. E queste sono le mie frequentazioni sempre molto mondane. Eccole qua. E poi Benedetta che c'è da quanti anni? Da tanti anni. Tu l'hai adottata Benedetta? Sì, sì, l'ho adottata per varie ragioni, soprattutto per darle una sicurezza finanziaria e quello che può succedere in futuro. Sì, sono 35 anni che la conosco, ma io nella mia vita ho sempre avuto piuttosto, insomma, ho avuto due storie lunghe. Una con Florinda. Esatto, e poi è subentrata Benedetta, che sai, c'ha l'enorme svantaggio che ha l'aria di una ragazzina, anche se non è proprio una bambina, e questo va benissimo, però ogni tanto mi dico una specie di cosa di bambini, no, bambini, insomma comunque 35 anni sono tanti. Marina, allora tu sei qui e ti ringrazio per aver accettato il mio invito perché è uscito questo libro, ancora spero, eccolo qua, il 2 sì. maggio è uscito questo libro dove Marina Cicogna racconta se stessa, la sua vita. Come hai deciso poi di come hai deciso di raccontarlo in questo libro? Senti, a me l'avevano chiesto varie volte di scrivere un'autobiografia, ma avevo già fatto il documentario, insomma mi sembrava che avevo raccontato abbastanza di me stessa per quello che si vuole, ma avevo detto di no. Poi ho conosciuto questa ragazza, Sara Nascenzo, che è venuta da me per spingere, che lo voleva scrivere con me, e così l'abbiamo fatto. A periodi ho scritto io, a periodi ho scritto lei, a periodi stavo male, ma insomma comunque abbiamo cercato di fare un libro leggero, ma in verità poi non è un libro, sono due libri, perché una è la storia della mia vita, che si ferma assolutamente quando io scopro di avere una malattia grave, e quindi devi raccontare anche il periodo in cui non stai bene senza rompere le balle, perché poi raccontare malattie è noiosissimo, già viverle non è divertente. Però tutto il periodo della, allora prima diciamo della scoperta della malattia, è un periodo molto lungo della tua vita, con una vita interessante, fatta di successi, di dolori, di amore, di incontri, di conoscenze, cioè... Ma sai, tutto quello viene, ma è giusto che sia così. Credo che sia abbastanza giusto, se deve essere, di vivere in pieno la vita quando sei pieno di cose da fare, eccetera. Tu ti ricordi, sei venuta a un compleanno che hanno fatto sull'Appia per i miei 80 erano. Certo. Ti ricordo sul palco che cantavi con Valentino. Con Valentino ho ballato... Cosa tu facessi, insomma, comunque, l'importante è di... avere avuto tante cose, di aver approfittato per quanto possibile di quello che hai, di quello che hai avuto, della fortuna o della sfortuna. Marina, quando hai scoperto della malattia? Quando l'ho scoperta? Sì. A metà agosto saranno 3 anni. 3 anni. Ed è chiaro che tu dici è cambiata la mia vita nel momento in cui tu... Beh, è un'altra vita. Esatto. Per cui alla fine finisci per raccontare due vite, ma insomma in qualche maniera, perché poi io, per fortuna mia, è capitato che ho scritto con la mia ragazza scrittrice, ho scritto un libro che ha preso un anno di lavoro, e quando tu non stai bene, non ti puoi muovere, eccetera, scrivere... diventa molto... vivere la tua vita è una cosa molto positiva, avere delle cose da fare. Io poi avevo cominciato a fare il documentario, ma il libro è venuto un po' dopo, insomma. Allora, vediamo in un filmato un po', raccontiamo un po' la vita di Marina Cicogna. Ah. Puoi vederlo davanti qua. Marina mi piace molto. Ha quest'aria snob, d'altra parte chi nasce in certe famiglie ce l'ha per forza, no? Lei è così, è totalmente libera. Ha una bellezza interiore, nel cinema ha fatto benissimo, nella fotografia ha fatto ancora benissimo. È stata la pioniera delle produttrici italiane.
Grand Prix International du Festival de Cannes. Enquête sur un citoyen au-dessous de tout soupçon, Italie. Désolé pour investigation of a citizen about suspicion. Io volevo fare dei film con della gente che io pensavo avesse talento ma che non era ancora arrivata. Non è che lo facessi perché si osava o perché altro, lo facevo perché mi sembravano delle combinazioni, registi, attori, storie, eccetera, che funzionavano. Avevo un legame strettissimo con mia madre che si è un po' fratturato. Mio fratello purtroppo è molto molto giovane. Se lui si suicidò, se fu ucciso, non lo so, non lo saprò mai. Una cosa che mi venne naturale fu veramente di allontanarmi da tutto questo, quello che io non riuscivo ad accettare. Abbiamo raccontato un po' di te in queste immagini. Io invece adesso vorrei, attraverso delle fotografie, che tu mi parlassi della tua vita e del tuo vissuto. È un'intervista, poi ci avremo anche il filmato ovviamente del premio del Davide Donatello. Prima immagine, eccola qua. Ma questa evidentemente sono io e l'altra è mia mamma e mio papà, che a quell'epoca vivevano ancora insieme e mia madre è stata molto molto importante nella mia vita, perché in fondo poi mio padre l'ho visto abbastanza poco, poi più tardi si è risposato, eccetera. Però sai cos'è, che è difficile. Mia madre poi aveva un carattere abbastanza particolare. Quando io una volta, mi ricordo, chiesi al nostro avvocato, che era grande avvocato Maino di Milano, come mai mia madre era così avulsa dalle cose reali, lui mi disse: ma tu non ti rendi conto tuo nonno Volpi cos'era a quell'epoca lì? Era un misto di Andreotti e di, insomma, delle persone più importanti dell'epoca, eccetera. Quindi tua madre non ha vissuto la realtà, ha vissuto un pochettino fuori dalla realtà. Senti, nonno Volpi, che è quello che ha la Coppa Volpi di Venezia, è ancora oggi dedicata, perché è lui che ha voluto lui il Festival di Venezia, ma solo per far lavorare gli alberghi, mi risulta. Esatto, cioè, all'inizio in verità era... poi io sia in casa Cicogna, mio padre ha preso un Oscar per Ladri di biciclette, forse il più bel film della storia del cinema, non ha mai amato il cinema. E così De Sica è riuscito in qualche maniera a convincerlo a dargli i soldi per fare il film. Mio nonno Volpi, e non per amore del cinema, mio padre, mio nonno Volpi chiaramente ha sempre fatto tutto per l'amore immenso che aveva lui e che ha ereditato anche mia madre per Venezia. E in quell'epoca avevano comprato gli alberghi che formarono la Ciga e bisognava portare la gente a Venezia il più possibile. Certo. E misero così un po' casualmente un grande lenzuolo davanti a quello che oggi è la zona della piscina. E quello fu il primo Festival di Venezia nel 1932. Prima proiezione con lenzuolo. Ma io non sono legata al cinema per i miei genitori, anzi sono legata al cinema. Sei sempre stata indipendente. Però sai, quando io ero bambina, il vantaggio di essere nipote di Volpi è che io obbligavo la persona a stare con me, la governante, chi fosse, a venire al cinema la mattina quando incominciavano a fare le proiezioni alle 9. E mi vedevo quattro film, uno dopo l'altro, con l'attrice, non mi annoiavo mai. Andiamo avanti con un'altra foto, Marina, e so che questa foto, vediamola. Ecco qua. Qui stavamo, ecco, poi sai che cos'è? Dicono sempre, poi ci sono dei film che sono facili, risultano facili alla lavorazione, altri che risultano difficilissimi e quasi impossibili da portare avanti. Il film più facile che abbia mai fatto è Indagine sul cittadino al di sopra di un sospetto, con Elio Petri e con Gia Maria e con Florinda. Questo è un film che è nato perché doveva nascere, è nato per conto suo. Poi quando io l'ho presentato la prima volta, evidentemente la situazione anche politica in Italia, eccetera, era molto molto cambiata. Quindi hanno detto che ero matta, mi sono fatta dei nemici, eccetera, ma chi se ne frega. Poi non sono andata neanche a ritirare l'Oscar, talmente ero sicura che non l'avremmo mai preso. Invece questo Oscar che adesso è a casa di Petri, no? Questo... A casa di Petri ha qualche nipote, non lo so. Esatto. Non è mai... Sai, gli Oscar poi quando non te li danno in mano, lo mandano al produttore, non certo. Al regista. E invece poi non è mai arrivato il finito a casa di Petri. Non so come, non so quando, non sono mai riuscita neanche a vederlo. Però sai, poi sono dei grandi trionfi proprio anche per noi come cinema, per noi
perché questo non è un film che è particolarmente tipico di quello che può piacere agli americani, capito? Perché è molto insomma. E poi ti dico, nel frattempo era successo a Piazza Fontanzo, c'erano successe tante cose, per cui il film risultò essere molto, molto rivoluzionario. Ti interrompo un attimo e torniamo tra 60 secondi. Allora Marina, adesso andiamo in pubblicità e poi vediamo un po' di fotografie. Va bene. Allora siamo qua con Marina Cicogna, stiamo parlando del libro che è uscito il 2 maggio, Ancora spero. Che significa ancora spero, Marina? Quando uno fa un libro, una delle cose peggiori è cercare un titolo. Perché è difficilissimo. Oltre a tutto, come io poi ti ho detto, il mio libro in verità è un libro e mezzo, sono i racconti di due vite completamente differenti. Quindi, poi improvvisamente mi è venuto in mente che in casa Cicogna c'è un motto che esiste dal 1400 e rotte e che è Ancora spero. E a me questo Ancora spero è piaciuto. Ho mandato a Marsilio, l'editore, l'idea, ha detto che era pessima, poi per fortuna si è un po' tranquillizzato, ha detto va bene così. Comunque può ed è rimasto coprire, questo... può coprire tante cose e comunque per me insomma significa qualcosa se non altro. Ancora spero. Allora andiamo avanti con le fotografie, adesso abbiamo le foto, questa foto qua, so che questa è una foto che appartiene alla tua vita, al ricordo di tuo fratello Bino, al quale eri molto legata, vero? Ma sai, noi eravamo abbastanza coetanei, nel senso che avevamo esattamente 18 mesi giorno per giorno di differenza di età, eravamo molto differenti di carattere. Lui ha avuto una sorella che un po' aveva più personalità e più forza di lui, e quindi ha sempre un pochino, devo dire, forse anche vissuto alla mia ombra, anche se io non ho, per esempio, quando hanno deciso che io dovevo occuparmi della Eurofilm e di produrre, soprattutto di produrre i film, e mia madre decise che fu una buona idea che Bino così affrontasse la parte finanziaria, in verità gli rovinò la vita, perché Bino non era nato per quel mestiere. Lui a Milano si era sposato, aveva due figli e la sua passione era la finanza, erano altre cose. Ma sai, nella vita poi uno non va sempre per la strada corretta. Comunque, per me Bino mi ha sempre fatto moltissima tenerezza e ci siamo frequentati, ma lui, sai, quando poi è arrivato a Roma faceva una vita molto più così di nightclub, di cose, però anche lui... quando andava fuori la sera beveva un bicchiere di latte, capito? Cioè non è che fosse, invece qualcuno gli deve aver refilato anche delle gran porcate dopo, perché l'ho visto molto cambiato in un certo periodo. Ma insomma è andata così, cosa vuoi fare? La vita non è sempre quello che vorremmo, e mio fratello, soprattutto adesso che faccio dei sogni bizzarri, c'è sempre. Ma dai! C'è sempre, in ogni sogno c'è. Anche a fare delle parti bizzarre, ma tutte le notti, cioè io non lo sognavo mica tanto prima. È impressionante questa cosa. Tu quando c'è stata la notizia del suo suicidio, perché lui... lo suicidio è sempre un po' una... Questo è stato raccontato. È una cosa che ti colpisce perché ti sembra in qualche maniera di essere colpevole, cioè prima di tutto... di non aver capito esattamente fino a che punto di disperazione una persona sta, e quindi non aver fatto abbastanza per vedere che questa cosa si potesse bloccare. Lui è l'ho visto qualche giorno, 2 o 3 giorni prima, che mi ha detto io vado a Rio. A Rio, lui non è mai stato a Rio, io vivevo a Rio, ho sempre fatto tutte le mie vacanze in Brasile, un paese che ho amato moltissimo. Però lui è partito con un passaporto fasullo, lo avevano coinvolto in delle storie che veramente assurde, però questa roba a me non mi sembrava potesse condurlo a un gesto di questo tipo. Ma lui improvvisamente disse a mio padre, io
voglio che tu, se per favore, mi compri una fattoria, perché io ho deciso di andare a vivere nel nord del Brasile e di occuparmi di una fattoria. Mio padre, devo dire, delle volte io non ero d'accordo con lui, ma questa volta ero abbastanza d'accordo, perché mio padre gli disse: senti, stai un po' di mesi, vedi se ti piace vivere lì, dopodiché vediamo cosa. Lui prese questo come un rigetto e morale, la mattina dopo lo trovarono morto. Quindi si era E tu eri con Valentino, no? Con Valentino e Giancarlo, i tuoi amici? Io ero in casa di Valentino e Giancarlo a New York. E stavo molto con loro, eravamo molto amici, ma insomma, era poi... Fra l'altro, era successa una cosa strana quella sera, ed è che loro avevano comprato un cagnolino. E proprio quel giorno hanno comprato sto cagnolino e avevano incontrato un ragazzo, non so dove, e hanno detto al ragazzo: ti spiace di portare giù un momentino a fare pipì il cagnolino? Morale, il ragazzo scomparì, il cagnolino anche, e noi tutti preoccupatissimi perché pensavamo che il ragazzo era scappato col cagnolino, invece il ragazzo poverino stava giù a aspettare che il cagnolino faceva cose, non si decideva. Comunque eravamo assolutamente lontani dai pensieri, delle cose drammatiche. E invece è arrivata poi la... Voglio mandare queste immagini. Il 10 maggio hai ricevuto il Davide di Donatello alla carriera. Te lo saresti mai aspettato, Marina? Che sta fatto cosa, scusa? Davide di Donatello, sì. alla carriera. Sì. Te lo saresti mai aspettato? No, avevo sentito dire l'anno prima che loro ci stavano pensando, ma sai, succedono delle cose strane in verità, perché io per parecchi anni ho fatto delle altre cose, ho pubblicato 3 libri, di fotografie, perché ho sempre avuto la passione per la fotografia, per me tutto, sta tutto negli occhi, il terrore di perderli, perché per me è tutto quadri, sculture. Beh, tu hai girato il mondo, allora, hai visto tutto. Avevo fatto due libri, uno si chiama Scritti e Scatti e un altro si chiama La mia Libia, ed è un libro praticamente con tutte fotografie fatte in Libia, dove io passavo qualche mese ospite lì di mia madre, che aveva tenuto questa bellissima, straordinaria casa. E insomma, poi ho fatto un terzo libro su dei capitelli meravigliosi che avevo visto per caso in una stanza buia a Venezia, e quello l'ho fatto insieme a Michele Alessandro Rigucci. E insomma, avevo fatto delle altre cose, capito? Non pensavo più al cinema. Vediamo il Davide di Donatello. Va bene. È stata sicuramente la prima produttrice italiana a vincere un Oscar per il film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. David alla carriera a Marina Cicogna. Buonasera a voi. Ricevo questo premio che mi inorgoglisce molto e che appartiene, devo dire, soprattutto al mio passato, perché per me il cinema è stato il mio passato. Dall'infanzia in poi. Per me il cinema è sempre stata la scelta di qualche cosa che ero convinta sarebbe stato molto, molto speciale. E i film sono stati scelti in grande libertà, non sempre con i registi più noti, ma con quelli che avevano comunque evidentemente un particolare talento. Spero che il nostro cinema continui a essere uno dei migliori del mondo, e se non lo farò io, spero che lo farà qualcun altro. David alla carriera a una grandissima professionista, a una grande donna, Marina Cicogna. Dammi i fiori. Marina, un piccolo pensiero. Grazie mille. Un piccolo pensiero da parte mia. Grazie. È uscito il 2 maggio, Marina Cicogna, ancora spero. Vieni con me. Vieni.